Buonasera a tutti amici di Food Napoli, mi trovo al Palazzo della Pizza, a Palapizza, a Piazza Maggiore, sono qua con Enrico. Gli ho fatto una lista di tante belle cose che devo mangiare e fra poco me le porterà. Chiara, ma tu sei sicura che ce la fai a mangiare tutte queste cose? Sicurissimo. Ti pensi che non ce la fai? Però vediamo. Ti stupirò. Qua abbiamo un impasto a doppia cottura, che qua c'è il sughetto alla scarpatello, che qua ti fai la scarpetta. Qua abbiamo un arancino alla gricia con cacio, pepe e guanciale. Arancino con carciofi e pancetta, arancino classico al ragù con carne tritata e piselli, medaglioni di bufala impanate ai complex, churille caricotto, crocche comprate di Sorrento, parmigiani di melanzane, le nostre mitiche frittatine, porcini e salsiccia alla genovese, classica salsiccia e friarielle e pasta e patate. Buon appetito! E che la sfida inizi. Il camarone da compagno, vai! Allora, è difficile da spiegare perché è bella croccante, però allo stesso tempo soffice. Molto saporito. Sapore deciso. E il pomodoro non è aspro, è bello dolce. Questo sugo è come quello di mia nonna. Il sugo è andato, però questo qui lo utilizzeremo anche per altri piatti. Queste belle polpette qui. Le polpette sono fatte alla perfezione. Facciamo la scarpetta. Questa è andata. È rimasto un altro po' di pane che utilizzerò. Questa bella parmigiana. Il sapore è quello proprio della parmigiana, ignorante, unta, saporita. Parmigiana finita, cominciamo con questi bei fritti. Bello, guardate quanto sugo. Ragazzi, mi sembra di essere tornata quasi in Sicilia, quasi in casa mia. Siamo all'ultimo arancino. Tutto bene, come stiamo andando? È greggio, benissimo. Tutto bene. Ma sì. Ce la fai ancora a mangiare? Certo. Va bene, poi vediamo a chi vince questa sfida. Cominciamo? Questo è il famoso fiore di zucca, strabordante di ricotta, il nostro crocchè. Ultimo giro di antipasti, le frittatine. Chiara, ma... hai mangiato cosa? E te l'ho detto che mangiavo tutto. Qua ti batto io. Ci vai pesante, però. Doppio carboidrato. Ma giochi sporco così. Scusa, se dobbiamo giocare, dobbiamo giocare. Io mi metto in gioco e tu ti metti in gioco. Mi ha sfidato. Allora, qua è un gnocco su un impasto a tre cotture. Qua abbiamo un doppio carboidrato con lo gnocco sopra. Abbiamo una tre cotture di base e poi un'altra cottura ce la diamo in forno. Qua la stessa cosa con la pasta e patate con provola. Cioè gli hai messo la pasta e patate nella pizza? Con una base a tre cotture, brava. Vediamo chi vince questa sfida. Io onestamente non so come dovrei mangiare una cosa del genere. La devo, cioè devo utilizzare il cucchiaio e mangiarla come se fosse della pasta, oppure la devo tagliare a fette e fare come se fosse una pizza. Fatemelo sapere nei commenti. Iniziamo col primo morso.
Puliamo con questa pasta padre e provola, sempre sulla pizza. Ultima fetta, sto letteralmente scoppiando. Ma quasi mi pento di aver chiesto altri 3 tranci di pizza. Per golosità la mangio. Salute. E sono arrivato per darti il colpo finale. Nuggets, wurstel fritti, patate dippers e salsa rosa, una 3 cottura provola e pepe e una maialone con cornicioni di friarielli, tarallo, salsicce, polpettine, patate a forno e fonduta di formaggio. Che? Okay. Comincio con questo. L'odore è ottimo, l'aspetto è bellissimo, non mi fermo. Ti fermi qua? Mi hai battuto, mi hai stracciato, ti chiedo scusa, perdona. Complimenti lo stesso, è stata una bella sfida. Grazie. Ma ti è piaciuto tutto almeno? Mi è piaciuto tutto, ma non riesco ad andare oltre. Portami un cartone e anche un dolcino, perché... Puro dolce, allora, stare. Per il dolce c'è uno stomaco a parte. Ah, ok. E ogni mia cena finisce con il dolce. Va bene, ora ti porto un bel dolcetto. Grazie. Come premio per la tua perdita, la ciliegina sulla torta, un croccante alla marina. Tieni. Ottimo. Perdiamo con stile e con dolcezza. Ultimo boccone. Il vincitore sono io, vai giù.